fischietto in bocca per il signor Guida di Torre Annunziata. È cominciata l'ultima giornata di Serie D, girone. Fischia il direttore di gara Zagalloni, prova direttamente in porta, palla alta di poco, lo attacca Bellini in maniera regolare. Buono lo spunto del 10, Bellini, prova il destro Bellini, blocca Balli. Ci sono più che altro nuvole, ci auguriamo ovviamente che non piova. Occhio intanto Di Santo, scappa Sottili, Di Santo davanti a Mataloni e c'è il gol Di Santo, 1-0 per il San Donato. Primo tiro nello specchio e Grassina paga dazio, occhio alla palla in profondità, ancora per Di Santo, l'attacca ancora Sottili, Di Santo, Mataloni si salva, non è finita, Regoli torna sul pallone, prova col sinistro, rimpallo, Pino in area, Pino alto, Pino dentro, Regoli prova ad aprire tutto per Casciali, la piazza col sinistro, Mataloni in due tempi, Mataloni si riparte. Secondo tempo, cerca la verticale per Baccini, bello il tocco di tacco per Marzielli, mette il fisico il numero 9, Marzielli, bella apertura, Zagaglioni, la volè, palla fuori, tutto può puntare, occhio al 10, perché a corsa e tecnica, l'abbiamo capito, Di Santo, sotto l'incrocio, qui ci si alza in piedi e si dice bravo, all'indietro per Balli. Manca il pallone Matteo. Occhio perché c'è troppo spazio per il San Donato. Regoli entra in area, Regoli finta il tiro, Regoli va col destro. 3-0 per il San Donato. Prova a innescare Cavasciocchi sull'out di sinistra. Dentro per Baccini, pensa al tiro. Baccini! Fuori. Fuori di pochissimo. Può puntare. Occhio a Derrasuba ancora, ne ha due addosso Derrasuba. Sterzi se ne va. Derrasuba cross dentro, basso. Può arrivare Gianneschi col sinistro. Palla alta di poco. Prova addirittura l'azione personale, anzi è Valesiani, Valesiani praticamente solo davanti a Mataloni, serve Noccioli, 4-0 per il San Donato. Eccolo il triplice fischio del signor Guida, finisce come peggio non poteva finire, il Grassina crolla, collassa e fa anche parecchio rumore. A San Donato perde 4-0 la formazione di Innocenti, dall'altra parte lo Scandicci passeggia a Sinalunga. E questo significa che il Grassina retrocede in eccellenza